Allora, oggi abbiamo affrontato un tema, credo, cruciale per il futuro perché si richiama al passato anche di Nicotera e del territorio intorno. Abbiamo parlato del rischio da una parte e delle opportunità che rappresenta il villaggio Valtur. E quindi come è possibile recuperare uno spazio e attraverso lo spazio recuperare la memoria da una parte e creare opportunità di sviluppo, non soltanto turistico, ma sviluppo nel senso più ampio del termine, quindi sociale, ambientale, culturale, economico, attorno a uno spazio che rischia di scomparire o comunque di essere utilizzato per altri fini e quindi abbiamo discusso proprio attraverso anche degli esempi che ho portato come testimonianza di oltre 2000 progetti che la Fondazione del Sud ha sostenuto proprio attorno a esperienze simili, come una comunità si può riappropriare di questo spazio e creare attraverso di esso un'occasione di sviluppo e di coesione sociale. Siamo qui al pranzo della domenica, che è il momento conclusivo di questi 3 giorni che abbiamo passato insieme a tantissimi professionisti, operatori e cittadini provenienti un po' da varie parti d'Italia. Questo rappresenta per noi la vera anima del Festival dell'Ospitalità ed è un momento in cui la comunità ringrazia tutte le persone che sono venute e hanno scelto di partecipare al Festival dell'Ospitalità con lo strumento di comunicazione per eccellenza che è il cibo. Per me è stata un'esperienza fantastica, un'edizione super quella di quest'anno, perché abbiamo avuto proprio la possibilità di immaginare delle risposte e ispirarci per la creazione di nuove attività all'interno del mondo del turismo, facendoci una domanda con la quale vi lascio. Ha senso ancora parlare di turismo? Per l'ottava volta al Festival dell'Ospitalità, siamo al momento conclusivo purtroppo. Ogni volta è un dispiacere arrivare alla fine del festival perché è sempre un momento di confronto e di crescita molto molto importante. Quest'anno lo è stato ancora di più delle altre volte, quindi sono molto soddisfatta di quello che mi porto a casa in termini di competenze, di strumenti che poi applicherò nel mio lavoro di tutti i giorni, sia nei confronti delle imprese ricettive prevalentemente, degli imprenditori del turismo, ma anche nel mio ruolo di docente e formatrice, cercando di motivare le persone a dare il meglio nei propri territori, partendo proprio dalla libera iniziativa. E poi il pranzo della domenica è sempre un momento indimenticabile. Sono Edoardo Vigo e sono il presidente di Surfing Town SD, un'associazione sportiva con la quale appunto vogliamo promuovere lo sport come ambito anche sociale, in cui può esserci anche dell'opportunità per un benessere fisico e mentale. Siamo venuti qua alla nona edizione del Festival dell'Ospitalità perché crediamo molto in questo progetto. Per scoprire sicuramente diversi modi di vivere e di interagire, andando appunto fuori rotta. A tutti i ragazzi che ci hanno aiutato con montare, smontare attrezzatura, bravi ragazzi, a tutte le signore che hanno preparato quello che avete gustato oggi con tanto amore. A tutto il team del festival che ci consente ogni anno, insomma, di ritrovarci tra amici qui a Nicotera. E questo, E grazie a Nunzia! Grazie. Al prossimo anno, mi raccomando, non prendete impegni l'ultimo Alla fine decima settimana edizione! del 2025 perché festeggeremo insieme 10 anni. Quindi sono previsti grandi festeggiamenti. Grazie a tutti. Ora per te la Brava musica, eh! Nunzia!